Ecco, direi che una cremonese priva di mazzoni, ma come sempre aggressiva e intraprendente, ha affrontato oggi un Milan dal doppio volto. Mancavano Tassotti e Baresi e Lidl mi ha ritenuto di giocare la carta incocciati a centrocampo. È stata però una carta che non ha giovato al Milan, che ha subito l'iniziativa della Cremonese per tutta la prima parte e si è ripreso nella seconda frazione di gioco, per l'appunto quando incocciati è tornato in panchina. Al settimo l'occasione rossonera che avete visto, incocciati in cespica davanti a Borin. Al 28esimo una cannonata, la vedrete tra breve, di Bartolomei, che Borin para volando. E al 39esimo adesso la rete grigio-rosa e il Milan subisce ancora l'iniziativa dei cremonesi. Da Bonomi a Viganò, poi a Nicoletti, che di sinistro, lo vedete tra breve, infila l'angolo ed è l'1-0 per l'appunto per la Cremonese. Passiamo adesso al secondo tempo. Al quinto il pari del Milan. Di Bartolomei si accomoda la palla, Hatley tira e segna. Al 12esimo il raddoppio, Icardi, Hatley, complici involontari direi l'incredulo Borin. Al 25esimo quasi il Milan torna a segnare, da Verza a Virdis, Wilkins tira e salva Viganò sulla linea di porta. 2-1. Una curiosità, il Milan e la Cremonese non si incontravano in Serie A da 55 anni, dal 29. In quell'occasione vinse il Milan per 5.